Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo oramai consueto appuntamento del martedì sera con il telegiornale del Parmense. Questa sera affrontiamo come sempre gli argomenti dei paesi e delle zone di cui ci stiamo occupando, partendo da una notizia che riguarda la Valceno che sta iniziando ad essere via via sempre più frequentata perché stiamo arrivando verso il periodo estivo ed è, come sappiamo, apprezzata da tantissimi bagnanti. Alcuni di questi bagnanti non hanno avuto un buon comportamento e non si sono dimostrati rispettosi nei confronti di questa valle. Vedremo in seguito il servizio di Flavio Nesvi che racconta a voi cosa è successo. Veniamo poi a un'altra notizia che riguarda invece il web e i pericoli del web e dei social network. Un giovane commerciante con le chiese ha avuto grossissime difficoltà a causa di una fake news, di un post che lo accusava di gravissimi reati che lui ovviamente non ha per nulla commesso, minacce, addirittura la vetrina della sua attività commerciale imbrattata da vandali, con minacce di morte. Anche le Iene se ne sono occupate, nel servizio che vedrete in seguito vedremo un pochettino come è andata e cosa è successo a questo ragazzo. Poi andiamo a Fornovo con le rette dell'asilo nido, che hanno subito un importante aumento per i non residenti nel comune di Fornovo. A causa della difficoltà a far quadrare i conti, l'amministrazione comunale ha deciso di far pagare la retta completa ai non residenti nel paese di Fondovalle, presentandogli un conto effettivamente molto caro. A Medesano i giovani sono protagonisti nella vita dell'associazione della Croce Rossa Medesanese. Protagonisti anche nell'educazione degli altri giovani. In particolar modo abbiamo intervistato alcuni ragazzi della Croce Rossa di Medesano che si sono occupati di far formazione ai ragazzi di terza media parlando di malattie sessualmente trasmissibili. Ultima notizia riguarda l'inaugurazione all'interno della manifestazione Fornovo Sport di una struttura sportiva nel comune, nell'impianto sportivo del paese. Anche qui una notizia che è stata trattata con professionalità dal nostro Cesare Groppi, vedremo un pochettino di che cosa si tratta. Lasciamo quindi la parola alla prima notizia di questa giornata, di questo nostro telegiornale, che come dicevamo riguarda la Valceno e peraltro ha avuto una grandissima visibilità sui social media. Più di 10.000 persone hanno visualizzato il post su Facebook e comunque ha riscosso davvero un importante successo sui social media. Quindi, come dicevamo, a volte i social media possono essere importanti e utili per aiutare la gente a comportarsi meglio, altre volte, se sono falsi, sono davvero un grossissimo problema. Le immagini che vedete sono quelle di un episodio che è successo nei giorni scorsi in Valceno, in località Gera, uno dei posti più apprezzati lungo la meravigliosa Valle Parmense. Abbiamo raccolto queste informazioni dal sito che fa parte del nostro telegiornale Valceno Web e da Flavio Nespi, che è il protagonista dell'individuazione di questa notizia e di queste immagini. Queste le parole di Flavio Nespi. È appena iniziato il caldo, il fiume Ceno si sta popolando nei fine settimana di gente che fugge dalla città per cercare un po' di refrigerio economico lungo il fiume. Questo è un bene per la valle, perché porta un po' di movimento. Ma sarebbe bene che chi viene a divertirsi lo facesse usando il minimo di intelligenza e rispetto per gli altri e per la natura. Infatti, abbiamo potuto notare alcuni fatti di inciviltà e imbecillità molto gravi. L'altro fine settimana, alcuni bagnanti, pronti per tornare a casa, hanno sbattuto in un cespuglio borse di plastica piene di rifiuti. Venerdì 2 giugno, invece, un gruppo di ragazzi sono arrivati in località Gerra, hanno parcheggiato il loro SUV vicino al fiume, hanno acceso la musica a palla, incuranti del fastidio che potevano arrecare alle altre persone, e poi, quando hanno deciso di tornarsene a casa, con una manovra da veri geni, sono finiti dentro il fiume, restando intrappolati, tanto che è dovuto intervenire un contadino con un trattore per poter risolvere la situazione, per loro molto imbarazzante. Tengo a precisare che il problema maggiore l'hanno provocato con il comportamento strafottente, mettendo a manetta la musica e agendo come se ci fossero solo loro. L'insabbiamento è grave, in quanto in Ceno non si può andare con le auto, ma meno fastidioso del resto. È
È giusto che le persone vengano a rinfrescarsi e a passare una giornata in libertà, lontano dal caos e dal caldo della città, ma dovrebbero adoperare il minimo di senso civico e civile. Chiamiamo e chiediamo a tutti di segnalarci episodi del genere per il bene della nostra valle. È bello che venga frequentata, ma in modo civile. Vogliamo fare una precisazione: la macchina nera che vedete nelle immagini non è coinvolta in questo stupido episodio, ma semplicemente ha cercato di aiutare gli altri a uscire da questa pessima situazione in cui si sono cacciati. Veniamo a Fornovo con l'aumento delle rette del nido per i non residenti, un problema e una preoccupazione anche perché vi è stato un drastico crollo delle iscrizioni. Nonostante ad avere la più alta copertura dei servizi a domanda individuale, pari all'81%, la gestione dell'asilo Nino nel rendiconto 2016 ha avuto un forte disavanzo. Da qui il cambiamento del regolamento comunale e in particolare la retta dei nuovi ingressi provenienti da fuori comune, i quali dal prossimo anno dovranno pagare la retta pari al costo del servizio. Questo a parere dell'amministrazione è una misura per ridurre i costi e non aggravare ulteriormente le tasse sui residenti per carichi da non residenti, non condiviso dalla minoranza, la quale sostiene che non vi sarà il risparmio creduto. Dopo l'approvazione del nuovo regolamento, la minoranza ha fortemente contestato la decisione per l'incertezza che si verrebbe a creare sull'asilo Trenino Blu, ritenuto fiore all'occhiello del paese e del territorio. A seguito del cambiamento, le iscrizioni al prossimo anno sono drasticamente crollate di colpo, non solo per i residenti, probabilmente per ragioni diverse, ma soprattutto per i non residenti. A quest'ultimi la nuova tariffa sarebbe più che raddoppiata. Si intravede veramente uno scenario poco positivo anche sotto il profilo del reale esubero delle educatrici? Al riguardo, il 19 giugno prossimo ci sarà una riunione sindacale per approfondire il problema. Nei prossimi telegiornali daremo lettura e interviste del comunicato del gruppo di minoranza consiliare Fornovo Insieme e del sindaco Emanuele Garenti. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La Pianura Padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Nei
giorni scorsi un servizio delle Iene ha acceso i riflettori su un commerciante di Collecchio vittima di un tremendo scherzo su internet, la vittima di una fake news, una notizia falsa. Quelle che seguono sono le parole che lui ha rilasciato nel servizio delle Iene andato in onda alcuni giorni fa. Sabato mattina mi sono svegliato ed avevo 340 notifiche su Messenger e 240 post su Facebook. Insulti, minacce, non capivo cosa stesse succedendo. Migliaia di persone avevano condiviso questo post. Il post del primo weekend, quello che vedete nell'immagine. Il post nel primo weekend era stato condiviso da 20.000 persone. Dopo 4 giorni le condivisioni sono arrivate a 200.000. Questo vuol dire che moltiplicando 200.000 condivisioni per 400-500 persone, per ogni persona che condivide, potenzialmente potrebbe essere stato visto da milioni di persone questo post, che riguarda e che lo accusa di essere un pedofilo, cosa assolutamente infondata e assolutamente falsa. Milioni di persone erano convinte che io fossi un pedofilo bastardo. Queste le parole e proprio il tono con cui il malcapitato collecchiese ha commentato queste parole sono significative della sua sofferenza per la situazione in cui si è venuto a trovare. Minacce di morte provenienti dall'Italia e dall'estero, ma anche scritte in rosso sulle vetrine del suo bar. Minacce di morte sulle vetrine del suo bar. Questo post continua a girare e tu resti solo. Anche queste sono parole di Alfredo, il ragazzo coinvolto in questa disavventura. A distanza di diversi giorni non è ancora stato fatto nulla. Ci vorranno mesi per trovare una soluzione e nel frattempo io sono un uomo morto. Di grande dignità la risposta del ragazzo alla domanda: secondo te chi è stato? Lui risponde così: io non voglio fare l'errore che hanno fatto quelle 200.000 persone che hanno condiviso in rete questo post. Non voglio accusare qualcuno senza avere le prove. Comunque, secondo me, o qualcuno ce l'ha con me, o è uno scherzo che si è tramutato in tragedia. Nel frattempo, le difficoltà nella gestione del bar sono aumentate. Oltre alle scritte sui vetri, i clienti sono calati. Le mamme e i bambini non si vedono quasi più. Vogliamo fare uno sforzo per sostenere questa vittima delle fake news, confermando che Alfredo non è un pedofilo. Quando leggete un post, e ancor più quando decidete di condividerlo, informatevi. Spesso, anche semplicemente cliccando nel link, ci si rende conto che il titolo del post è completamente diverso dal contenuto del link a cui il titolo è collegato. Insomma, andate oltre il titolo e comunque non fidatevi mai. Studiate ed informatevi. Basta fare una ricerca su internet, basta cercare e si trovano soluzioni e risposte alle vostre difficoltà e ai vostri dubbi, ma non condividete cose gravi sulle persone se non siete certi che siano vere. E soprattutto vi ricordiamo che Alfredo non è un pedofilo. Il servizio che segue riguarda Medesano, è un'associazione viva e vitale di questo paese, un'associazione di volontariato molto importante che ha investito moltissimo sui giovani. A voi il servizio sui giovani della Croce Rossa di Medesano. La Croce Rossa di Medesano si occupa anche di fare educazione relativa alle malattie sessualmente trasmissibili alle scuole medie. Da dove nasce questa idea? Educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili è un'attività nazionale di Croce Rossa Italiana, molto portata avanti dai giovani. Quando è stato fatto l'ultimo corso? L'ultimo risale a inizio maggio, abbiamo fatto un incontro di 2 ore con tutte e 4 le classi terze, abbiamo approfondito temi che vanno dall'affettività alla contraccezione alle malattie sessualmente trasmissibili, quindi il perché si fa contraccezione. Le domande che sono uscite hanno fatto interventi, ragazzi? Assolutamente, a quell'età c'è molta curiosità e nasce proprio perché c'è un po' un tabù per cui non se ne parla con i propri genitori, tantomeno con gli insegnanti, si ha difficoltà a volte anche con gli stessi fratelli se ci sono. Allora ci poniamo noi ragazzi 20-25 anni, le domande sono anche le più banali. Costo magari di un pacchetto di preservativi o comunque della contraccezione, come funziona la pillola, come funzionano i vari presidi. Sì, cosa ti è rimasto impresso anche te, qualche domanda dei ragazzi? Vediamo se sono le stesse. Mi è rimasto infatti senz'altro la voglia di qualcuno di mettersi in gioco, di esprimere la propria sensazione rispetto ad alcuni cliché che ci sono sul sesso e di alcune pratiche che spesso
sono buone e altre volte cattive, credo. I ragazzi delle medie, secondo voi, che grado di preparazione hanno sull'argomento sessualità e malattie sessualmente trasmissibili? I ragazzi delle medie hanno bisogno di ancora di uscire da tante credenze, da tanti tabù. Ce ne sono tanti e hanno bisogno di sentire, di toccare la realtà. Il corso sulle malattie sessualmente trasmissibili fatto dalla Croce Rossa di Medesano e ragazzi delle terze medie è stato anche un modo per aprire quel velo e quel modo che hanno i ragazzi di parlare della loro sessualità e di comprenderla e di affrontarla. C'è sicuramente grande difficoltà a parlarne e ancor più a parlare di problemi relativi alle malattie sessualmente trasmissibili. Abbiamo su questo argomento sentito due ragazzi di 22 anni della Croce Rossa che hanno fatto il corso. Lo vedono come un problema, una questione personale da non condividere. Sì, invece il tumore è un problema della società, no? Combattere il cancro. Ma da non condividere con nessuno, da non condividere con certe persone, lui diceva con i genitori, con i fratelli, ma con gli amici se ne parla o anche con gli amici? Con gli amici se ne parla, ma non mai sinceramente fino in fondo. Mai sinceramente fino in fondo. Magari alcuni temi con gli amici. Con gli amici si può parlare di preservativo, di contraccezione, ma non si parla di malattie sessualmente trasmissibili. Se posso avere problemi ai genitali, come posso avere a qualsiasi parte del corpo, tendenzialmente faccio molta fatica a parlarne. Magari col mio stesso medico, che è il mio primo punto di riferimento per tutto il corpo. Infatti spesso il problema è malattie è proprio il fatto che magari si scoprono quando sono già in una fase un pochino più evoluta, perché all'inizio si tende a voler risolvere da soli, sì. Mentre se uno ad esempio non riesce ad aprire l'occhio va subito dal medico, se invece uno ha bruciore, arrossamento, qualsiasi problema genitali, tende a dire passerà. E allora è anche dare il segnale di avere confidenza col proprio corpo, di parlarne col proprio medico e insomma di non tenerlo come una cosa propria, personale, tabù. Sì. Interessante, beh, anche questo. E poi abbiamo anche molto spinto per come potevamo sul discorso affettività, ad esempio sul fatto che la contraccezione è una decisione di coppia, non è un problema della ragazza, dato che la maggior parte dei presidi sono rivolti a sesso femminile. Sesso femminile. Sì. È una decisione di coppia di cui si parla, si prende una decisione, cioè naturalmente e con rispettivo di fedeltà in una coppia fissa. Sabato e domenica scorsa a Fornovo c'è stato Fornovo Sport, un'occasione per conoscere le tante attività sportive sia per i bambini che per i più grandi. È stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo manto sintetico nel campetto polivalente di Via Tommasi in presenza di due famosi sportivi parmensi, Giulia Ghiretti e Norberto De Angelis. A voi il servizio di Cesare Groppi. La quarta edizione di Fornovo Sport, due giorni di full immersion di tradizionali e modernissime discipline sportive tra sabato e domenica 4 giugno, ha visto l'importantissima inaugurazione per la pratica sportiva locale del nuovo manto sintetico del campetto polivalente di Via Tommasi, con la presenza di due famosi personaggi sportivi disabili parmensi. Disabili anche per dire che lo sport è per tutti, per tutte le età, il mezzo primario per socializzare e per scavalcare quelle barriere a volte fisiche e a volte culturali. I due invitati speciali per tagliare il nastro rosso-blu sono stati Giulia Ghiretti di Parma e Norberto De Angelis di Varano Melegari, ex campione di football americano e autore della grande impresa di aver percorso in handbike la più famosa strada americana, la Route 66. Li abbiamo sentiti e le singole interviste andranno in onda nei nostri prossimi appuntamenti. Veniamo alla tradizionale pagina del meteo. Mercoledì, domani, temperature ancora freschine di notte, in alcuni posti verso gli 800-900 metri ci saranno anche 8-9 gradi, e invece molto più piacevoli nel pomeriggio, se in cui nelle stesse zone si arriverà verso 22-23 gradi. Più caldo ovviamente in bassa valle, Fornovo con le Chiome d'Esano, con temperature che partono dai 14 gradi e arrivano fino ai 28 gradi. Prepariamoci perché invece nel fine settimana è previsto un'ondata di caldo con temperature che arriveranno fino ai 35-36 gradi nelle zone di fondovalle.
Comunque sempre per i giorni di mercoledì e di giovedì, domani e dopodomani, mercoledì qualche nuvola in montagna, ma si sta portando un pochettino tutto verso il bel tempo con qualche nuvola che passa ogni tanto. E con questo anche per oggi è tutto, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti, quello di venerdì alle 20, quello di domenica alle 20 e quello ancora di martedì prossimo della prossima settimana, sempre alle 20. Le repliche sono sempre il giorno dopo alle 13:30. Ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordiamo che in seguito andrà in onda un breve spezzone di Amarcord, di cose passate sui nostri territori e poi la programmazione di Radio Tele Appennino. Grazie per l'attenzione di nuovo e buona serata a tutti. Signori, vi devo presentare una non novità, una cosa che non è nuova assolutamente, perché finché ci esisterà la corrida. Eccolo qua, un bel applauso. Hola. Do il mio, Franca. Concorrente è Wheeler Collura. Allora, bravissimo Wheeler. Allora, Wheeler arriva da fuori provincia, giusto? Sì, sono sempre in Italia, Ares. Sì, sì, Ares, Ares, i nostri cugini, hai capito? Castelnuovo Sot. Castelnuovo? Sì, CZ, la mia Catanzaro, Castelnuovo Sot. Ecco, bravo. Benissimo. Allora, come avrete senz'altro capito, Wheeler ci racconterà un paio di barzellette. Quante barzellette? Tre? Due, tre. Adesso vediamo i tempi, non lo so. Ecco, abbiamo... Quando si smorsa col bagaglio, dobbiamo andare a casa. Abbiamo nella giuria una barzellettiera, quindi chi meglio di lei potrà giudicare la performance. Allora, facciamo come abbiamo fatto con lei, va bene? Tre, tipo tre, facciamo tre. Tre, definiamo e... Tre. Alla fine potete ridere, esatto. Ovviamente. Poi dopo, quando si accende il verde, date il vostro giudizione finale. È va bene? È un 60k. Va bene, esatto. Va allora, bene. Signori, per voi, Wheeler Collura. Allora, ci sono due amici che insomma si dividono dalle scuole, uno va a destra, uno va a sinistra, ma non per politica. Casualmente, dopo 35 anni, si incontrano in via Emilia. Questi chi era davanti a vedere una cassa e scacla? Quello alla guardia dice, ma ne sarà mia Gino, sarà lui fargli una figura da stupido, ma che faglia, ma se che faglia, adesso a me in giro prova a ciamere, che lui si gira, Gino, e con la chi è che ammazza ciamere, dice, ma ascolta, ma sei Gino, beh, insomma, ad me, ok, sta chieto, non ti ricordi di messo Umberto? I portavi via il merendaino a carregarsi a scuola, ti ricordi? Ah, adesso tu non sei un clamenta, vuoi dire ma come stai? A me sta bene, dica a te che quando andavo a scuola a 10.000 la parlata le cose successe, vedi, tesa. Anche se mie che sono stati in Argentina, io no, legge una moto e hai sentito tanto l'ora, io brassai una pioppa, insomma mia morte, ma mi un tirim, ferme, si dice tic, a che tre elettrici ne mi attacca, mo rilasto un po', dice ma senta stai da un specialista, monca cura chi problema lì, vedi, anche se mi che sono stati in Francia, e io spesso quasi Io ho speso quasi 4.000 euro in... Io mi ho risolto in... Allora che ho visto? Donca, adesso andiamo un biglietto a visita ad un mio amico specialista, tu vai da lui che lui ti mette a posto sicuro. Che lui tu sei sti biglietti? Arriva sotto a ste palasme New York, che 278 campanelli, tutti spezzi dappertutto. Al tiro fuori il biglietto alla guerra, dice, ma cazzo, vengo un cancro, in gola il campanello. Alla cata.
A un bel momento mi fuori un'infermiera con un clair, due cavdini in radica che la sconcentra. Lui, per evitare di fare una brutta figura, si rilassa un po', dice: buongiorno, mi manda Umberto, dovrei fare una visita dal dottore. E lei la dice: quarto piano, sala a destra. Alva su, quel piano, sala a destra. Alva dentro, ancora chi dottor grosso una borsa, di dottorass bicilindri, no? Allora lui piccinta il canton da porta, gira ste dottori, dice: ma la poltrona mi sta roba. E lui dice: buongiorno, se mi manda Umberto dovrei fare una visita da lei. E il dottore: perché, si mette sul lettino.